Salve a tutti raga, ben ritrovati qui da Mr. Watty. Oggi per la rubrica Retro Lovers in collaborazione con 4Gamers siamo qui a provare Apocalypse con Bruce Willis. L'ho voluto provare subito solo perché ho sentito dire che ai tempi molti speravano fosse un film talmente figo, ma a quanto pare non esiste e non si sa il perché. Non so come mai, come capita spesso nei retro games, manca l'audio in background del gioco. Ma non importa, procediamo. Ok raga, quindi in pratica, da quello che ho capito, Bruce Willis fa la parte di un androide che sta scappando semplicemente dalla zona, come sentite, dalla zona dove è stato tenuto prigioniero. Vedremo adesso il motivo. La cosa innovativa di sto gioco che a prescindere in che direzione tu stai, tu sparerai in base ai pulsanti, ovvero col triangolo spari in avanti, col quadrato spari a sinistra e così via. Il che in effetti è geniale se ci pensate, però non è neanche moltissimo facile perché, dato che in sto gioco, come vedrete, la visuale non sarà sempre così rettilinea, il fatto che sia diventi poi isometrica, capire dove è la destra e la sinistra non è facile. Però, come vedete, è un gioco molto interessante, ignorante, con anche diverse armi da usare e da conoscere. Quindi, di conseguenza, quindi il salto. Una persona vera. Di conseguenza il salto dovrebbe forse essere uno perché giustamente sono finiti i comandi d'azione. Salve! Oh, sti trappolozzi! Colpiscilo però! Non lo colpisce. Ah, ecco. L'ho preso stavolta. Eh sì. Come vedete è tutto molto lineare, ma è molto figo. Ah, palaleo! Palaleo! Mi sparano in continuazione. Ma anche io posso sparare in continuazione con l'arma base, naturalmente. E puliamo un po' la zona. C'è qualcun altro che spara? E vedete, raga, quando la telecamera diventa così isometrica non è facile. Così, perfetto, perfetto. Preso! No! Arrivo, arrivo. Geniale queste animazioni di morte che ci sono, ma si vedono poco con la PS1. Però è figo il gioco, raga. Spero che possa piacere anche a voi, che non è male. Oh, la smart bomb. Vediamo in che senso. Ah, poi qua devo evitare la luce, sennò mi ammazza. Ehi, aia. E niente, aia di nuovo. E andiamo avanti. Oh, salve anche a voi! E si salta! Checkpoint! Bellissimo col full vita! Aia! Molto figo questo gioco, eh! Spero che anche a voi piaccia! E così quasi veramente ci faccio una serie perché è molto figo! E Ale, esplode tutto! Ma chi l'ha fatto Michael Bay sto gioco? Oh, lanciafiamme! Vai così! Spaccali tutti, tutto in fiamme. Voilà, voilà, voilà. Quanti sono però? Quanti sono? Sono finiti le fiamme. Permesso? Possono passare? Tanto vi spacco, lasciatemi andare. Dai, che vi spacco tutti. Lasciate perdere, dai. Anche questa è fatta. Mettetemi in fila, bravi, così. Voilà, nuova arma. Oh, benissimo, perfetto. Figo, proprio come me l'immaginavo. Ci rifugiamo. Ah, salve anche a lei, non l'ho vista. Adesso scende, eccolo. Molto bene. Benissimo, il missile è intelligentissimo proprio. Eccomi qua che arrivo. A volte il missile fa mille giri che al tempo al robot di ammazzarmi. Ma non ti one shotta. E muoici. Perfetto. Molto figo sto gioco. Rip laser nel senso che è morto che l'ho preso. Ah, l'ho preso. Poi basta, trovi che ti sparo. Bello Bruce Willis. Voilà. Prendilo e non lo più figa, va bene. Scappiamo, voilà. Adesso arrivo, eccomi qua. Ah, non mira più bene come prima. Aia, aia. Mo ci penso io a voi. E niente. L'ho preso, stavolta. Aia. Niente, devo correre forte, che sennò qua mi ammazzano forte. Oh, tutte a me arrivano. Oh, stiamo calmi. Stiamo calmi, stiamo calmi. Sto per morire fortissimo. Lo so, sì, lo so. Che esploderò troppo. Niente, ali, il diagonale, giusto? Extra life, ah, meno male, giustamente, dopo tutto sto viaggio, extra life era al minimo, perché sto per morire, giustamente. Non sono terminato, non è vero. No, adesso sì, sono terminato. Quanta lunga sta scena, però, Bruce. Va bene che ti devi celebrare un pochino, però. Ah, ripartiamo da qua? Inquietantissimo sto tipo. No! Ah, tutte le volte, ma perché, raga, lateralmente, raga, non si capisce la direzione. E mi hanno lasciato la vita, ma e se poi muori alla fine, tecnicamente sei immortale perché non perdi mai la vita. Se hai voglia di andare a recuperare, naturalmente. No, va bene così, va. Andiamo avanti, che è meglio. Dai, muoici, 3 ore che sto sparando. Ah, già fatto, bene. Molto bene. Di nuovo torniamo a sparare di nuovo a blocchi.
a scenari. A un certo punto tutti gli oggetti, le scatole, le bombe, tutto, dopo un po' esplodono come se fossero bombe, anche se non sono bombe. Ah, tutte le volte mi fanno lo scherzetto, ma tanto non c'è storia, raga. Oh, e piglialo una volta. Grande così, bello l'effetto del razzo. Non so dove è andato Bruce, però per un attimo non era salito. Grandissimo così, che lo segue fedelmente. Benissimo, belle strade. Perfetto, perfetto, ho già finito il missile. L'unica cosa strana è che le macchine vanno a sangue, ma non è che sembra proprio un'inquietante verità. Oh, ce la facciamo, ce la facciamo. Tu vuoi che sparo? Ah, oh, siamo già alla fine del livello. Oh, molto bene. Però non ci arrivo lassù. No, però non, può, non è giusto, non ci arrivo. Vabbè raga, alla fine ce la siamo sfangata anche stavolta. Muoici, perfetto. Ah, una boss fight, attenzione. Calma, vado con lanciafiamme, giustamente. Aia, lo sapevo che mi beccava. Però così non è che... svolta interessante. Oh, nuova arma, e niente, però sto bruciando vivo. Cioè, c'è questo piccolo problema. Ah, ma c'è il laser allora. Dai, dai, muoici, muoici. Dai che è morto, dai che è morto. Che all'ultimo, raga, stavo per morire, non ci posso credere. Perfetto, io direi che possiamo ancora andare avanti iniziando le bombe perché potrebbero one shottarmi. Io direi che ancora ci sta un livello. In effetti è strano che non ci abbiano fatto un film perché è fighissimo. E quindi andiamo a finire nelle fogne. Ma spawnano così, veramente. Perfetto, e si scende. No, l'arma, l'arma, l'ho mancata fortissima quel laser lì. Ma riuscirò lo stesso a districarmi verso sti zombie che spuntano letteralmente come fuori. Tra l'altro, sti volati li molesto. Vado via perché mi sa che questi qua non li posso ammazzare, mi danno solo fastidio. Vai, dimedikit anche se mi serve. Vai, esplori tutto, vai. Prendiamo fieri Michael Bay, vai. Ah, sì. E meno male che non mi esplosi in faccia. Ah, niente, eccolo qua un altro. Forse era meglio in terza persona, raga, sto pezzo, non saprei. Però così lontano non si vede molto il personaggio. Voilà, un altro lanciafiamme, vai, così bruciali tutti. Oh, torniamo alla terza persona. Ah, ma qui è anche abbastanza semplice evitarli tutti. Voilà. Oh, punto difficile qua mi sa, Devo solo stare attento che qua esce del fuoco. Minchia, minchia, sta visuale non è proprio ottima, per sto pezzo. Poi basta spawnare. Oh, è finita così, meno male. Per pochissimo, avete visto, pochissima energia. Ma qua abbiamo il medikit. Oh, perfetto. E andiamo giù per il tubo. Oplala, e niente, mi brucio, e niente. Per fortuna che però il danno è uno solo, anche se tecnicamente sto bruciando. Mi aspettavo fosse continuo. E mo che percorso faccio, raga? Non ne ho idea, raga, non ne ho proprio idea, sto sparando a caso. Ma forse è uguale, perché non penso sia così elaborato questo gioco. Sì, ma spara tutto tranne che dove dico io. Cioè a quel tipo. Oh, sì, perfetto. Vabbè, proseguiamo il nostro viaggio. Oh, vita extra. Quindi, ok, ho scelto bene. Sì, vabbè, ma mi pigli le capocciate alle rocce, ma dai. Ma dai, ma perché no? Perché no stavolta? Qual è il problema? Oh, ce la facciamo. Perfetto. Oh, niente, non salta, non salta. Io non so cosa farci. Non salta, gli ho detto di saltare. Voilà, due. No, le rocce di me. No, le rocce di me, no, le rocce di me. E questi qua mi finiscono adesso. Però ste rocce basta, che se no è la fine. Checkpoint, così posso morire in pace che respawno da qua. Sì, e vabbè, però deve per forza colpirmi la roccia per passare. Perché mi blocca proprio tutto. Oh, solo più una vita. Voilà. E adesso si scende, naturalmente. Opla, Leo. E la Leo ho balzato. E mi fa danno, semplicemente. Meno male che non mi ammazzo subito. Poi ci sono otto gli sviluppatori e gli hanno messi tutte le pietre così uno dopo l'altro, dopo un po'. Perfetto, perfetto, così. Non prendere la lava perché veramente... Vai, spacca tutto, così, così. Ale, non so cosa sta succedendo, ma sta succedendo qualcosa. Intanto sto per morire. Ah, c'è il nascondiglio, guarda. Oh, il medikit. Salvo per un po'. Vabbè, ma se mi dai un altro medikit è bellissimo, bellissimo. No, in realtà non tanto, pensavo di più. Oh, medikit, e niente, niente. Capisco che non mi devi far tornare indietro, però cazzo, è difficile senza tornare indietro, visto che sono top. Perfetto, così. Che casino, che casino, forse sparare l'impazzata non è la cosa migliore, però ci sta. No, sto per morire forte. Però non capisco niente di quello che sta succedendo. Oh, cioè. Ah, qui cadono addirittura, geniale. Non ci si annoia mai.
Mi muovo, boh, tranquillo. Ah, le rocce, aia. Stiamo calmi, che sto morendo. Niente, muoio male. Non mi fa fare il livello, ti prego, rispawna da qua. Grandissimo, zero vite. C'è sempre sto zero vite che aiuta. Quindi se cadevo male, era veramente la fine. Che fatica e che ansia, soprattutto che adesso non posso più giocare alla bene meglio. Però dai, le bombe sembrano quasi essere messe apposta lì. Dai che sono arrivato, vai bus. Ah, il water che lo scarico, perfetto. Ma perché bus, siamo scappati, perché di video shit? Ce la stiamo facendo. Effettivamente anch'io avrei paura se non avessi più vite aggiuntive, però. In mezzo. Ah, perfetto, così. E opla là, e opla là, perfetto. Ah, c'è già il boss, però sembra abbastanza fattibile. Però giustamente se ne sono accorti anche gli sviluppatori, infatti mi mettono i nemici base che iniziano a sparare all'impazzata e niente. Meno male che c'è un medikit, bravi, così. Forse piglia anche sott'acqua i proiettili, strano. Vai, Gus, spaccalo. Medikit, forse l'ho preso un po' troppo presto. Sta per morire, è il coccodrillo. Forse preferite la capitanoncino. Dai che sei morto e basta. Oh, e va giù. Però quindi raga, che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, commentate, condividete. Iscrivetevi al mio canale, passate in iscrizione per il mio canale Rap Mastime, il mio canale What Fantasy, dove recensisco film vecchi o dimenticati. Sul sito di 4Gamers, dove anch'io scrivo articoli riguardanti i videogiochi. Sul mio profilo Wattpad, dove scrivo storie. Sul mio profilo Game Jolt, per provare i miei giochi sviluppati in Unity. E inoltre mi trovate sul canale Twitch di 4Gamers venerdì e sabato sempre alle 9:30. Quindi non mancate, vi aspetto. Grazie per la visione e ciao da Mr. Watt.